Un raggio di speranza, parte seconda. Questo ti toglierà il dolore e ti aiuterà nella guarigione. Ma stai certa che sicuramente non potrai camminare per le prossime settimane. Figuriamoci andare all'albero della vita. Ma qualcuno deve andare, altrimenti saremo tutti condannati. Mamma, andrò io. Tutti in quella stanza furono scioccati. Cosa? Non essere sciocca. Sì, è quello che ha detto tua madre. Mamma, mi hai sempre insegnato ad essere coraggiosa e forte e a fare di tutto per preservare la natura. Come puoi non lasciarmi andare quando è il momento di fare tutto questo? Linda rimase in silenzio perché non aveva una risposta. Saint Wormwood le accarezzò la testa mentre si toglieva una mappa dalla tasca. Sei coraggioso, proprio come tua madre. Se sei determinata ad andare, allora fallo. Cos'è questa? Questa è la mappa magica. Ti mostrerò la strada verso l'albero della vita. Ti mostrerò anche quando Icecap sta andando sott'acqua mentre sei in viaggio. Questo ti terrà in guardia, allarmata e determinata. Grazie mille. Prego. Ma ricorda, non devi perderla per nessun motivo. Perché se lo fai, non troverai mai la strada per tornare ad Icecap. Bambina mia, non devi farlo. Devo, mamma, devo. Per favore, prenditi cura di Zolky mentre sono via. Prometto di tornare presto. Ma, amore mio, non devi partire ora di notte. Puoi partire la mattina. Non abbiamo tempo, mamma. Devo andare ora. Hope abbracciò sua madre e le disse addio. Saint Wormwood le regalò un ombrello magico, mentre Mrs. Cherry le regalò una borsa piena di frutta. Quando Hope raggiunse la riva dell'oceano, salutò Saint Wormwood e iniziò il suo viaggio. Hope e la sua piccola zattera sfidarono i forti venti e le onde giganti, avvicinandosi lentamente alla sua destinazione. Sopravvisse mentre un uragano le soffiava attorno e mantenne la calma mentre viaggiava attraverso le acque turbolente fino a quando vide l'isola dell'albero della vita. Ah, finalmente sono qui! Proprio mentre si stava avvicinando all'isola, una potente tempesta si scatenò e non importa quanto Hope ci provò con tutte le sue forze, non riuscì più a resistere e fu spazzata via. Quando la povera Hope aprì gli occhi, vide che si trovava sull'isola dell'albero della vita. E la vista dell'albero la riempì di speranza. Ma arrivarci non sembrava facile. Guardò la mappa magica e vide che la sua cittadina di Icecap era quasi sommersa a metà. E dall'altra parte, Glowar stava scatenando il caos sulle calotte glaciali, sciogliendole con le sue ondate di calore, facendo salire i mari ancora più in alto. Oh no! Devo sbrigarmi! Icecap non ha molto tempo! Determinata, Hope iniziò a camminare verso l'albero. Venti freddi soffiavano, ma Hope non si fermò. Non mi arrenderò. Tutti contano su di me. Continuò e continuò, finché i venti non divennero così freddi che il ghiaccio cominciò a formarsi su di lei. Il freddo ghiaccio iniziò lentamente a coprirla del tutto e divenne spaventata e infreddolita. Hope cercò freneticamente qualcosa che potesse aiutarla. Quando sentì il manico dell'ombrello magico che Saint Wormwood le aveva regalato, tirò fuori l'ombrello e appena prima di congelarsi completamente, riuscì a premere il suo pulsante. L'ombrello si aprì all'istante e un'ondata di calore spazzò via tutto il gelo dal suo corpo e si sentì perfettamente guarita. Grazie, Saint Wormwood. Usando l'ombrello come scudo contro i venti freddi, Hope proseguì fino a quando finalmente raggiunse l'albero della vita. L'antico albero era magnifico, indisturbato dal freddo che lo circondava. Era verde, lussureggiante e pieno di vita. Si avvicinò all'albero e disse: «Oh, antico albero, ascolta le mie parole. Vengo a chiedere il tuo aiuto per sconfiggere il malvagio mostro del riscaldamento globale, colui che ha il nome di Glowar». Chi osa svegliarmi dal mio sonno profondo? Chi sei, bambina, che hai sfidato le tempeste e il freddo per arrivare qui? Sono Hope di Icecap
e vengo per chiedere il tuo aiuto. Per favore, salvaci da Glowar. Posso aiutarti, ma in cambio avrò bisogno di qualcosa. Cos'è che stringi tra le tue braccia così fortemente? Questa? Questa è la mappa che mi riporterà a casa. Senza di essa sarò persa. Allora è quello di cui ho bisogno. Dammi la mappa e distruggerò il vile mostro. Ok, ecco. Cosa? Non ti serve per tornare a casa? Sì, ma se non te la darò, non avrò una casa in cui tornare. Ecco. Mi stupisci, bambina. Il freddo e le tempeste sono solo parte dei problemi di chi mi ha cercata, ma questo è il test che tutti falliscono. Tutti non hanno saputo rinunciare ai loro averi. Tu sì, senza pensarci due volte. Sì, ti aiuterò. Detto questo, l'albero della vita chiuse gli occhi. Le foglie frusciarono e soffiarono venti freschi, mentre l'albero raggiungeva i suoi figli in tutto il mondo, riportandoli in vita. Gli alberelli diventarono alberi e gli alberi secchi tornarono in vita. Gli amici di Gigi, vedendo i loro amati amici alberi, si affrettarono a salutarli lasciando i cieli. In quel momento, l'energia di Glow War si indebolì quando la temperatura del mondo iniziò a tornare alla normalità. Cedette lentamente al sonno profondo e non diventò altro che una roccia. Presto il mondo iniziò a guarire e divenne verde e forte. Non hai più nulla da temere, figlia mia. Ora puoi tornare a casa, al sicuro. Ecco, avrai bisogno di questa. Detto questo, l'albero della vita restituì la mappa a Hope. Era felicissima. Oh, grazie cara nonnina. Sei davvero un essere meraviglioso. Aiuterò sempre tutti i tuoi figli, ovunque io vada. Grazie, bambina. Se solo tutti pensassero come te. Per favore, promettimi che diffonderai consapevolezza tra le persone di tutto il mondo affinché si prendano cura della natura. Lo prometto. Hope e l'albero della vita si augurarono ogni bene. Hope controllò la sua mappa magica e vide che Icecap stava uscendo dall'acqua. Iniziò felicemente il suo viaggio di ritorno a casa. Quando Hope raggiunse Icecap, tutto andava di nuovo bene. Hope era contenta e la gente l'accolse a braccia aperte. Hope si precipitò a incontrare sua madre. Mamma, sei qui? Avevo tanta paura. Bambina mia, sono così felice di averti di nuovo tra le mie braccia. Ci hai davvero salvati. Hai davvero una figlia forte e coraggiosa, Linda. Ha sicuramente preso tutto da te. E non sono sicuro che sia assolutamente una buona cosa. Tutti risero. Hope era contenta di vedere tutti felici e sorridenti. Più tardi quella notte, mentre Linda metteva Hope a dormire, disse: Mamma, vorrei andar via da Icecap. Perché, figlia mia? Sei appena tornata. Non voglio che Glow War si svegli di nuovo. Quindi viaggerò per il mondo e diffonderò il messaggio dell'albero della vita. E quale sarebbe? Di proteggere i suoi figli, gli alberi. L'unico modo per impedire a Glow War di svegliarsi di nuovo è piantare più alberi, non di abbatterli. Le città devono smettere di usare combustibili fossili e usare invece i nostri amici, gli angeli dorati, per l'energia, insieme con i potenti venti e le acque forti. Ma sempre con moderazione, per ridurre l'uso di sostanze chimiche dannose. Se lo facciamo, non riscalderemo mai più il mondo. Oh, e farai tutto da sola? Marge, Tom, Cradle, Johnny e Lindsay vogliono venire con me e diffondere consapevolezza. Oh, non sei la migliore, eh? Ti auguro buona fortuna nel tuo viaggio, ma solo per stanotte. Perché non torni ad essere la mia piccola Hope e dormi con la tua mamma? Certo, sarò sempre la tua piccola Hope. Detto questo, la madre e la figlia dormirono teneramente, scaldandosi i cuori a vicenda. La mattina dopo, gli angeli d'oro del sole scesero sulla terra. Gli amici di Gigi li abbracciarono e tutto tornò come doveva essere.
Grazie al suo coraggio e la volontà di salvare la natura, Hop ha fatto la sua parte e ha dimostrato che tutti dobbiamo lavorare per salvare la Terra facendo la nostra parte.